forse. Comunque io ti ho detto che con gli sconosciuti non devi parlare, te l'ho detto 3 secondi fa. Pronto. È per caso. No. Vai. Questo è solo un esperimento sociale, ma sono cose che capitano veramente. Nel video precedente avete visto una donna chiedere aiuto con il gesto in codice. Allora, mi segui la strada di là? Dai, andiamo, dai. No, gli ho chiesto se non... È tranquilla. Ok. Mi sono presa malissimo. Oddio, mentre in questo esperimento sociale vedremo un bambino farlo. Dato che in molti mi avete chiesto cosa fare in questi casi, guardate il video fino alla fine. Mi scusi... Lei sa per caso dov'è un bar? Guarda, qua di avanti c'è uno. Ok. Stai cercando uno in particolare? No, un bar qualsiasi. Anche lui, guarda, dopo quello che avanti. Ti ho detto che non devi parlare con gli sconosciuti. Mi stai chiedendo un altro. Dopo andiamo. Esperimento sociale, signore, c'è una telecamera lì e lì. Avete visto il gesto del bambino? Siete accorte? No. È un segnale d'aiuto. E noi facciamo un esperimento ecco, sociale. Ma guarda, quindi... pazzesco. Sì, sì. Io infatti, guarda, stavo venendo. C'è la telecamera lì e lì, detto, guardatele. Non mi piace come lui ha trattato il bambino. Certo, sì, 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 è attore, sono attore. Stavo dicendo, a me quel bambino non mi piace. Sì, sì, oh, ho visto, infatti io ero nulla. Al di fuori. Ha chiesto dov'era un bar. E sì, qual è il gesto? Esatto, se vedete questo gesto potete avvisare o il 1522 che ma è l'antiviolenza o le autorità competenti. Quindi il nostro obiettivo è quello di divulgarlo. È un attore. Bravo. Scusate, sapete per caso dov'è un bar? Un bar? Guarda, avanti di là, tantissimi, sono di là. Comunque ti ho detto che non devi parlare con le persone sconosciute, eh? Dopo andiamo. Hai bisogno del bagno? Sì. Guarda, qui dentro questo edificio lo trovi. Grazie. Avete notato il gesto del bambino? No. Non l'avete notato? No, però lo stavo guardando perché era strano. Sì, sì. E lo facciamo col bambino per far capire che lo può fare sia un bambino anche un uomo. Se lo vedete potete chiamare o il 1522 o le forze dell'ordine. Non ho visto il gesto però. Anche certo, io. Chiaro, ma com'è? Fagli il gesto, faglielo vedere. Okay. Esatto, questo va. Scusate, sapete per caso dov'è un bar? Un bar? Davanti. Sì. È un chiosco. Ok, grazie. Oppure guarda, puoi anche entrare dentro il museo della Trieste. Comunque, io ti ho detto che non devi parlare con gli sconosciuti, eh? Stai tranquillo qui. Stiamo facendo questo esperimento per divulgare il gesto. Voi l'avete notato dal bambino? No. Non l'avete notato? No. Sapete che cosa vuol dire? Sì, cos'è? L'ho visto sui social, tipo sì. Aiuto, qualcosa di... È un segnale d'aiuto, a prescindere che sia uomo, donna o bambino. Se per caso lo vedete, avvisate le autorità competenti o il 1522 antiviolenza. Okay. Il nostro obiettivo è farlo conoscere di più. Scusate, sapete per caso dov'è un bar? Era dentro il parco. Dentro il parco ci sono un po' di bar, però... Comunque, ti ho detto che per gli sconosciuti non devi parlare. Stai attento. Non so se avete notato il gesto che ha fatto il bambino, l'avete visto? Sì. L'avete visto? Sapete cosa vuol dire? No, il gesto non l'ho visto, solo il gesto. Ah, non avete notato il gesto che ha fatto? No, l'abbiamo notato. Ah, ok. No, perché il gesto vuol dire aiuto, vero? Vuol dire aiuto? Perché ci ha preso un po'. Sì, sì, sì. E sapete quindi cosa vuol dire? Sì, sì, mi raccomando, se lo vedete, vuol dire che potete chiamare o il 1522 oppure le autorità. Scusate, sapete per caso dov'è un bar? Un bar? Sì. Ma con che è successo? Devo andare in bagno. Comunque, non so, forse. Io ti ho detto che con gli sconosciuti non ci devi parlare, hai capito? Pronto? No, non va bene. Non lo so dove è un bagno. Devi far pipì? No. Chiaro? Non lo so. Quanta volta? Ti ho detto di andare. Devo andare. Mi piace. No. Allora, qua vicino i bar non ci sono. Però se hai bisogno di qualcosa, puoi sempre chiedere a quel signore lì nel baracchino, lui sa dirti dove sono i bar. Oppure là dentro, quello lì, là c'è un sì, bar. Sì, lì c'è un locale. C'è un locale e un bar. Ma ti scappa la pipì? Stai bene? No. Devi andare da qualche parte? Cosa c'è? Sì. Mamma e papà? Dove sono?
Papà è là. Dov'è? Papà è là? Lui. Lui è papà? Sì. Mamma? Non c'è. Possiamo andare, Vabbè, qualsiasi cosa, vai in quel baracchino lì o vai dove ci sono tante persone e chiedi a loro se succede qualcosa, va bene? Sì. Ciao, va bene. No, avete notato il gesto del bambino? Sì. Bravi, infatti io vi sto avvisando. Allora, lo conoscete? Cosa stavate per fare? Stavo chiamando la polizia. Ah, ok. No, quindi vi siete accorti? Non sapevamo cosa dirvi, gli abbiamo detto. Qualsiasi cosa succeda, vai lì dove sono tante persone e incolvarvi da quel signore lì perché lì ce l'ha cercato io. Scusate, sapete per caso dov'è un bar? No, no. Dove lavori? Capito? Solo all'interno. Ma giù di qua, guarda, hai visto? C'è una specie di capannetta. Comunque io ti ho detto che con gli sconosciuti non devi parlare, Hai capito? Qua se vai sul marciapiede, ho passato la triennale, c'è una specie di... Guarda, vengono vie, acqua, credo. Ok, ciao. Va bene. Oh, andiamo? Comunque, dal regolamento... Avete notato il gesto del bambino? No, cioè sì, ma non pensavo fosse un saluto. Non, sapete che cosa vuol dire? No. È una richiesta d'aiuto per una violenza, a prescindere che sia un uomo, una donna o un bambino. Quindi se lo vedete potete tranquillamente avvisare le autorità competenti. Il, papà, il signore l'aveva sgridato e ci voleva dire andate via, ciao ciao. Ah, ok. Scusate, sapete per caso dov'è un bar, un bagno? No. Scusate, sapete per caso dov'è un bar? Sì, dritto di qua c'è un chioschetto. Comunque io ti avevo chiesto di non parlare con gli sconosciuti, per favore, hai capito? Dicevi? Avete notato il gesto del bambino? Sì, ok. Ah, ok, sapete cosa vuol dire? Tipo che aiuto. Sono due attori, quindi stiamo facendo... Ok, perché mi ero presa male. Stiamo facendo... Questo è un gesto, una richiesta d'aiuto, quindi se lo vedete, mi raccomando, chiamate la polizia. Okay. Potrebbe essere visto... Stava facendo qualcosa, ho nascosto il telefono appena sono andato. Scusate, sapete per caso dov'è un bar? Bagno. Forse. Comunque io ti ho detto che con gli sconosciuti non devi parlare, te l'ho detto 3 secondi fa. È per caso. No, non capisci. Sì. Non capisci che devi fare così. Oh, possiamo andare? No, aspetta un attimo. Vieni qua. Gli sconosciuti no. Va bene, vieni. Signora, grazie mille, è un esperimento sociale. C'è la telecamera giù e giù, ecco l'altra. Okay. Vi siete accorti del gesto? Stavo morendo un attimo. Oddio, grazie. Vi siete accorti del gesto, vero? Sì, sapete sì. Cosa vuol dire? Sì. Ok, quindi... Scusate, sapete per caso dov'è un bar, un bagno? Va bene il tuo lavoro. Puoi andare in triennale. Comunque io ti ho detto che con gli sconosciuti non devi parlare, te l'ho detto 3 secondi fa, Vai in triennale, qua non sei bisogno di aiuto. Okay. Non va bene. Va bene, vai. No, con gli sconosciuti non va. Mi dispiace, no, non va con gli sconosciuti. No, lo porto io. Mio figlio lo porto io. Scusatemi, Ok, posso chiamare un attimo la polizia? Ti dispiace? No, perché? È mio figlio. Tu è tuo figlio, però sta facendo un segnale di allarme. Questo è un segnale di allarme. Allora? Io non gli sto facendo assolutamente niente. Sì, ma questo è un segnale di allarme. Io chiamo la polizia. Il ragazzino mi ha chiesto aiuto. Chiama quello che vuoi. Vai, chiama. Ragazze, grazie, un esperimento sociale. Guardate la telecamera giù e giù. Siete state super, bravi. Posso ringraziarvi di cuore? Grazie. Avete... Oh, che carino. Non volevo farti piangere. Io la conoscevo per la violenza sulle donne. Allora, in teoria lo sto facendo con un bambino per far capire che non è solo per le donne, ma è per il bambino e anche per un uomo. Io non sapevo più cosa rispondere. Sì, ho visto, non chiamo la polizia. Fantastica. Sì. Quando ho visto che faceva quel... Mi sono
sono sentita veramente morire. Ci credo, no, ma purtroppo può capitare veramente e voi dovete o chiamare subito la polizia oppure far finta che vi allontanate un po' e chiamate, oppure chiamare il 1522 che è un numero di antiviolenza. Ok. Reazione a tutto. Che mi sta sempre a prendere e mettermi le mani addosso. No, c'ero io qua che tanto la fermavo. Ora sentiamo i consigli della portavoce italiana che è stata la prima persona a divulgare il gesto in Italia. Ciao Chico, grazie a te e a tutte le persone che stanno aiutando nella condivisione di questo segnale di richiesta di aiuto. Voglio spendere qualche secondo per rispondere a due delle domande più comuni che vengono fatte proprio riguardo a questo segnale. La prima, cosa fare nel caso che io veda qualcuno fare questo gesto? Purtroppo non c'è una risposta standard, dipende molto dalla situazione e dal contesto. Quindi l'unica cosa da fare è rivolgersi in ogni caso alle autorità. È come se fosse una delega a chiamare tu le autorità per conto della persona che fa questo segnale. Seconda domanda, ma se diffondiamo così tanto in rete questo segnale, lo verranno a conoscere anche i carnefici? Assolutamente sì, è probabile, ma anche il numero del 113 lo conosciamo tutti, eppure c'è sempre qualcuno che lo chiama per richiedere assistenza. Questa è un'opportunità in più che stiamo dando alle persone per richiedere aiuto, proprio perché magari non hanno modo loro di chiamare le autorità. Prestiamo più attenzione perché di fronte ad una banale domanda potrebbe nascondersi una reale richiesta d'aiuto. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per nuovi esperimenti sociali. Ciao ragazzi, alla prossima!